Ciao amiche, ciao amici, ben ritrovati sul mio canale. Oggi abbiamo un altro bootleg che ho trovato sul canale di Teresa Bibucalula, che vi lascio in descrizione. Il tag di oggi si intitola il tag delle 5W, dove, come, quando e chi leggiamo. Allora, la prima domanda, when, in quale momento della giornata preferisci leggere? Leggo spesso la sera dalle 8 in poi, fino all'ora di dormire e poi se capita durante la giornata. Domanda numero 2, where? Qual è il tuo luogo preferito nel quale leggere? Io leggo preferibilmente a casa perché è più tranquillo, specificatamente in poltrona oppure seduta sul letto prima di dormire. Domanda numero 3, what? Parla di un aspetto che ami trovare all'interno dei libri e un aspetto che non ami particolarmente. Allora, mi piacciono i libri che studiano e analizzano la personalità dei personaggi e non amo molto i libri troppo verbosi, quelli che si dilungano troppo sui dettagli inutili, sono noiosi. Domanda numero 4. Nomina i 5 autori che hanno contribuito maggiormente a definire i tuoi gusti letterari. Sono Pirandello, Steinbeck, Highsmith, nei gialli James Elroy, Edmund Bain, James Sedley Chase. Scusatemi se sono sei, ma mi sono venuti in mente questi e ne ho aggiunto uno. Comunque trovate video su tutti questi autori qui sul canale, se vi interessa. Domanda numero 5, Which? Quali sono i tre libri che pur non essendoti piaciuti hanno contribuito maggiormente a renderti il lettore o la lettrice che sei oggi? I Promessi Sposi di Manzoni, non vi parlo della trama, tanto penso che sia abbastanza famoso. Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro, che è una raccolta di novelle scritte intorno al 1930 che ci descrive una Calabria arretrata, arcaica, poverissima, superstiziosa e patriarcale. Padre Padrone di Gavino Ledda è un libro autobiografico dove l'autore racconta la sua esperienza con il padre di mentalità molto chiusa, il quale lo costringeva a fare il pastore anziché studiare e evolversi come lui avrebbe voluto. L'autore è sardo. Sono dei libri che mi hanno fatto leggere a scuola e hanno contribuito a formarmi nel senso che me li hanno fatti leggere e mi hanno spinto a non volerli rileggere perché erano noiosissimi. Anche Pirandello, ad esempio, è un autore meridionale che scriveva nella stessa epoca, ma con tutto un altro stile, un'altra ironia, un'altra intelligenza. Dipende dalla capacità dello scrittore, non è perché erano meridionali, è solo che erano noiosi, insomma. Bene, amici, se conoscete gli autori che vi ho citato, mi piacerebbe conoscere il vostro parere. E fatemi sapere invece quali sono le vostre modalità di lettura. A presto, ciao.